Direttore generale Andrea Lanci. Andrea, una faticaccia quest'anno. Insomma, tanta, tanta paura di non farcela, invece siamo ancora qui, come diceva la canzone. Ma sì, abbiamo messo un po' di tempo per ricostruire una situazione che sembrava perduta, però alla fine, con l'aiuto di diversi imprenditori locali, noi che non abbiamo mai mollato in maniera definitiva e qualche altro sponsor da fuori, come il nostro main sponsor Moa Concept, siamo riusciti a ripartire. Si chiamerà quindi Moa Concept, non più Sieco Service, che naturalmente è la società che è stata leader per 9 anni consecutivi e più tutto il precedente, il pregresso, ma soprattutto la rinascita dal punto di vista dell'entusiasmo, il tutto supportato anche dalla presenza del pubblico, anche se purtroppo solo per il 35%. Sì, infatti adesso stiamo valutando anche un'eventuale campagna abbonamenti, stiamo ritardando perché c'è anche l'ipotesi di non farla, per permettere a tutti comunque di acquistare i biglietti e di vedere tutte le partite dal vivo perché lo spettacolo è veramente bello. Quindi fare una campagna abbonamenti non ci sembra il caso se la situazione rimane questa. Andrea, vuoi ringraziare qualcuno in particolare per questo salvataggio in extremis? Così ci tieni? Oppure è stato un concorso di situazioni favorevoli che vi hanno permesso di iscrivervi al 10º anno consecutivo, che non è poco, sempre a due. Ma sicuramente l'amministrazione comunale che, indipendentemente da quello che è successo, ci è stata sempre vicina negli anni e si è spesa di più, soprattutto in questo momento di emergenza. Ma poi appunto tutti gli imprenditori locali che saranno al nostro fianco e tutti i tifosi che anche oggi sono qui al nostro fianco. Noi ci auguriamo di aver allestito una squadra all'altezza della situazione e di fare una bella stagione, anche perché è il 10º anno, quindi. Cioè, vogliamo dire che l'impavida resta impavida al 100%. Ah sì, resta impavida al 100%.